Sara, ti assicuro che lo conosci. Appena lo vedi capisci subito chi è. Te lo assicuro proprio al 100%. Ma che cazzo? No! Ragazzi, prima che sia il video vi ricordo una cosa importantissima. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Perché se arriviamo a 400.000 iscritti entro il 1° gennaio, tutti voi riceverete una sorpresa veramente assurda. Quindi iscrivetevi. Detto questo, buona visione. Ragazzi, sicuramente ve lo ricorderete, in uno degli ultimi video di circa 2 settimane fa mia sorella ha detto a Robert di avere un ragazzo. Robert chiaramente non sapeva niente, ragazzi, è arrabbiato tantissimo quando l'ho scoperto. Vi lascio il video in descrizione e anche uno spezzettone della clip qua. Era uno scherzo, non mi sono lasciata. No. Cosa? È molto semplice. Nell'ultimo video vi ho chiesto: ragazzi, aiutatemi a scoprire chi è questo ragazzo, perché mia sorella non me lo voleva dire. Però ragazzi, ce l'abbiamo fatta, credo di aver scoperto chi è appunto questo ragazzo su Instagram. Chiaramente non vi dico il nome perché sennò, ragazzi, tutti voi potete scrivergli. Però l'abbiamo scoperto io e Alex. Ieri gli abbiamo scritto e ci siamo dati appuntamento per farlo venire qui a casa nostra. Ovviamente è tutto all'insaputa di mia sorella, tra circa 1 ora. Quindi tra 10 minuti arriva Alex. Ragazzi, ci stiamo per divertire, perché voglio vedere appunto come sarà questo ragazzo, visto che è la prima volta che lo vedo dal vivo. Detto questo, vi ricordo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, iscrivetevi su Instagram e TikTok, link in descrizione. Detto questo, ragazzi, aspettiamo il ragazzo, let's go. Alex apparirà qua ora. Eccolo qua. Bella Alex, tutto bene? A posto. Ma quindi sto ragazzi, adesso ti spiego. Dovrebbe arrivare qua all'incirca tra un 20 minuti e mezz'oretta, ok? Ma Sara sa qualcosa? No, Sara non sa assolutamente niente. Quindi vedrò appunto anche la sua reazione. Ragazzi, non ci posso credere. Ci vediamo tra 20 minuti appena arriva. Fra, direi che è arrivata l'ora di chiamare tua sorella. Va bene, adesso lo chiamo. Devo usare un po' la mia bellissima voce. Sara! Uè, ciao Sara. Ma che cavolo. Ciao Alex, ma... Ciao. Ascolta Sara, ti ma devo dire... No, ferma. Ti devo dare una notizia abbastanza importante, vieni qua. Ti dico solo che sta per arrivare una persona abbastanza speciale per te. Adesso vediamo un attimo se riesci a indovinare chi è. Dovrebbe arrivare tra 20 minuti. Dai Luca, ancora con queste cose. Chi è? Alex è già qua. Chi è che manca? Sara, ti assicuro che lo conosci. Appena lo vedi capisci subito chi è. Te lo assicuro proprio al 100%, se non è un fail. Ma non credo proprio, fidati che lo conosci proprio al 100%. Forse lo conosci anche meglio di me. Lo conosci meglio di me? Ma dai, basta, no Luca, non voglio perdere più tempo, che mi ancora? Facendo... No, basta che... Ma dove vai ogni volta? No, non voglio perdere tempo, basta. Vai. Ciao, vai via. Mia sorella non si aspetterà mai che sarà il suo ragazzo. Fra, è arrivato. Vai, apri tu. Vai. Ciao. Uè, sei te, Christian. Bella bro, abbassa la voce, bella Christian. Tutto bene bro? Tu sei il fidanzato di mia sorella, giusto? Sì. Ok, vieni con me. Siediti Christian, siediti qua sul divano. Ti devo dire una cosa, ascoltami bene. Allora, mia sorella è di là nell'altra stanza. Non sa che tu sei qua arrivato. Quindi ascolta, facciamo una cosa, facciamogli una mezza sorpresa. Nasconditi qua sotto questo letto qua. E appena arriva tu esci di sorpresa e gli fai appunto l'effetto sorpresa e vediamo la sua reazione, va bene? Perfetto, vado a nascondermi adesso perché questa cosa spacca. Ok, vai lì sotto, bravo Christian. Ascolta, vai, nasconditi bene sotto letto. Grande Christian. Sta funzionando di brutto. Dai, vediamo la reazione di tua sorella. Okay, adesso la vado a chiamare. È arrivato il momento di richiamare mia sorella. Sara! Siediti qua, ascolta bene, in questo momento, Sara, in questo momento nella stanza c'è la tua sorpresa, devi indovinare dov'è, ma soprattutto chi è. No dai Luca, basta, non so chi sia, non voglio sapere. 3, 2, 1, era! Ma che cavolo, Christian. No. I baci dopo. Rimasto male. Allora ragazzi, ascoltatemi, non vogliamo vedere il bacio adesso, magari ve lo date quando noi non ci siamo. Però Sara, finalmente ho conosciuto Christian, il tuo ragazzo, dopo così tanto tempo. Perché non me lo volevi far conoscere? Dai Luca, basta, ti avevo detto di non conoscerlo, basta. Perché devi sempre insistere su tutte le cose, basta. Ma lui ha detto che voleva, giusto? Sì. Vedi, Christian voleva venire a conoscere. Ho capito, fatto... ma non doveva conoscere te. Io non volevo che conosceva te. E perché? Ma cosa vuol dire perché no, Sara? Ma che risposta è? Perché no? Perché ti vergogni di me, Alex, per caso? Sì, basta, Luca, mi fate sempre fare figure brutte. Ma come? Ma se sei mano nella mano con... Basta. Che figure devi fare? Basta. Tu hai qualcosa...
cosa da dire. Cioè, dai, tu eri contento di conoscerci, o sbaglio? Sì, ero un po' curioso, però. Vedi, vedi, sa, anche lui no, era curioso. No, lui, io no. Ho capito, Sara, ma una cosa è 50-50, se anche lui vuole, cioè, capito? Cioè, se lui voleva conoscermi, ci sta. E tra l'altro, non ha ancora conosciuto la mamma e il papà, quindi anche loro dovrà conoscere, o no? No, 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 zero, no, non li conosce, basta. Tu li vuoi conoscere? Sì. No, Luca, basta, neanche loro. Cioè, ma non è che adesso devo farlo conoscere a tutti. Ma tu li vuoi conoscere, Cristian? Sì. Ma come sì? No, 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 zero. No, questo è il problema. No, no, ragazzi, no, ragazzi, no. Dai, adesso Sara, lo portiamo di là e gli facciamo conoscere. No, no. Ma come no? No, dai, Sara, ma dovresti essere felice, c'è qua Cristian solo per te. No, no, basta, me ne vado. Dove stai andando, Sara? Ma no, ma come, ma dove stai andando? No, 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 dove vai, Sara? No, resta, resta. Esatto, no, vabbè, anche Cristian ti dice... andiamo di là, basta. No, 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 aspetta, 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 di là dove? Vorresti per caso andare in camera mia, fammi capire. Sì, basta. No, no. Sì, ce ne andiamo, vieni, Cristian. No, 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 ferma, ferma, no. Allora, Sara, aspetta un secondo. Ma perché in camera mia? C'è anche quell'altra camera, ci sono un sacco di camere. No, no, quella del papà e la mamma non va bene, la tua è meglio. Facciamo una cosa, puoi andare in camera mia ma solo ad una condizione. È un po' strana questa condizione, devi vincere contro Alex a pari e dispari. E Alex è fortissimo a pari e dispari, cioè, è fortissimo. 3. Allora, Sara, aspetta, aspetta, c'è un problema enorme però nel pari e dispari. Alex, ragazzi, non sa i numeri, cioè li sa solo fino a 6, quindi come cavolo facciamo? Fra, dai, guarda, ieri, proprio ieri, li ho imparati anche fino a 10, dai. Ah, ok. Diploma, no, no, allora sei stato bravo, dai, dai, forza, forza, Sara pari, lui è dispari. No, io sono pari. No, no, io dispari. Ok, 3, 2, 1, bim, 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 bim. Attenzione. 8 pari mio. Ah, quindi non andate. Sì, non vai. Non vai. No, no, non vai. Non vai. Non vai. Non vai. No, dai, sto scherzando. Dai, 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 andate, dai. Ciao, ciao, ciao. È stato bello. Non fate cose troppo. Esatto, dai, ciao, ciao. Ragazzi, state andando di là. Però adesso, raga, arriva una parte ancora più bella. Seguitemi, raccomando, ragazzi, tutti i miei prossimi video, perché ci sarà la continua. E sentite bene, ci sarà un link in descrizione del video di Alex, dove tra poco arriverà Robert, ragazzi. L'ho appena chiamato, sta arrivando e ci sarà l'incontro tra mio fratello e il fidanzato di Sara. Non so cosa succederà. Quindi, ragazzi, mi raccomando, seguite il suo video e mi raccomando, seguite anche i miei prossimi video, perché, ragazzi, ci saranno un sacco di incontri, un sacco... Ragazzi, sarà fighissimo, preparatevi. Link in descrizione.